Professor Renato Mannheimer in collegamento con noi. Buon pomeriggio, grazie per la disponibilità. Grazie, buon pomeriggio. E allora, Draghi ha comunicato anche prima del previsto la squadra, i ministri che lo affiancheranno in quello che è il suo primo esecutivo, dopo insomma, il suo trascorso alla BCE. E professore, tenga conto che noi guardiamo moltissimo anche il linguaggio del web attraverso i meme, abbiamo anche un approfondimento settimanale e ne abbiamo visti diversi che, come dire, realizzati in Italia ci spiegavano come forse la squadra non sia stata del tutto gradita. Ad esempio c'era un meme con Draghi che guardava chi lo fotografava dicendo adesso vi comunico però la squadra quella vera, un altro diceva è carnevale, ogni scherzo vale. Insomma, abbiamo raccolto qualche più di una testimonianza di chi evidentemente forse non si aspettava qualcosa di meglio, forse si aspettava una squadra meno politica, si aspettava di non ritrovare vecchie conoscenze, vecchi volti che abbiamo visto essere stati in qualche modo recuperati da Mario Draghi. Allora le chiedo se magari attraverso le vostre ricerche e i vostri sondaggi effettivamente cominciano a vedersi i primi, diciamo, dubbi da questo punto di vista su Mario Draghi, se è un primo passo falso questa squadra molto ricca, insomma, tra tecnici e politici, oppure no, oppure magari è semplicemente una sensazione, come sappiamo nel web c'è di tutto e quindi le cose vanno anche un po' filtrate. Professore, prego. Ma diciamo prima di tutto che Draghi gode in questo momento di un largo consenso. Subito dopo la nomina, anche alla presentazione della lista dei ministri, lui ha un consenso di approvazione della popolazione poco sotto il 70%, è il 68%. Non è sempre stato così, nel senso che quando Mattarella ha dato l'incarico subito il giorno dopo a Draghi c'erano delle perplessità e grosso modo un terzo degli italiani diceva ma forse era meglio il Conte Ter, con punte particolarmente forti tra gli elettori del Movimento 5 Stelle ma anche tra il PD. Poi con la partecipazione di questi partiti al governo il consenso è andato aumentando fino ai livelli attuali. Quindi è un po' il contrario, diciamo che questo governo, che è un compromesso, che è il massimo che Draghi poteva fare probabilmente tenendo conto di tutte le varie spinte, ha aumentato il suo consenso nella popolazione sino ad arrivare ai livelli attuali. Diciamo che questa è una televisione economica, lo dico da questo punto di vista, Draghi ha fatto un po' come formare un consiglio d'amministrazione in cui metti tutte le componenti ma comunque ti assicuri volendo votare di essere in maggioranza. Questa è la situazione, ci sono delle componenti che sono state meno gradite, ma in generale ha un consenso molto elevato. Chiara la sua analisi. Ricordiamo insomma che sono 23 ministri, 8 le donne e gli uomini ovviamente sono 15, 8 sono anche i tecnici, 7 i ministri del governo Conte bis confermati e poi insomma ci sono quelle vecchie conoscenze di cui parlavo poco fa, sì. Mi riferisco a Brunetta, Gelmini e Carfagna che di fatto hanno riportato Forza Italia al governo, che da una parte può considerare aver ottenuto questi tre nomi come una vittoria, dall'altra parte si tratta di ministri, insomma, ministeri minori, se posso definire così, insomma, senza portafogli. Poi c'è anche la scelta sulla Lega, ma in questo caso Draghi è andato a concentrarsi su un'ala molto più moderata, la conferma di quelli importanti a livello di Partito Democratico, ma insomma a dircela tutta, i ministeri più importanti sono quelli tecnici: Cartabia alla giustizia, Lamorgese agli interni, Colao innovazione tecnologica, Daniele Franco all'economia, Cingolani ambiente transizione ecologica, Giovannini infrastrutture, Bianchi istruzione, Cristina Messa università. E così ci permette anche di, abbiamo citato alcuni dei ministeri che avranno, diciamo, davanti le sfide maggiori. Allora torno da lei professore per cercare di capire anche dal punto di vista sempre degli italiani
Che cosa si aspettano innanzitutto da Mario Draghi? Le sfide le abbiamo già elencate più volte: i vaccini, come usare i soldi nel recovery, i ristori nei confronti dei settori più colpiti, i ristoranti, ma adesso insomma si parla, sono molto attuali gli impianti sciistici e chi lavora appunto all'interno di questo settore. Che cosa gli italiani si aspettano da Draghi come prima mossa, insomma come primo vero intervento da parte del suo governo? Gli italiani si aspettano soprattutto una svolta. Malgrado il governo precedente, in particolare Conte, avesse comunque popolarità, gli italiani si aspettano da tutti questi punti di vista un cambiamento. Diciamo che da questo punto di vista la composizione del governo e alcune figure del governo precedente, come Speranza, per esempio, o altri, hanno suscitato anch'essi delle perplessità. Grosso modo, metà degli italiani è perplesso su Speranza e su diversi altri del vecchio governo. Vero. Si aspetta una svolta, prima di tutto dal punto di vista economico. La preoccupazione principale degli italiani in questo momento è l'economia. Subito dopo viene la salute, ma l'economia preoccupa molto. C'è tanta gente che sta male e vorrebbe un rinnovamento da questo punto di vista, fatto non tanto di ristori, ma di stimoli alle aziende perché assumano una gestione corretta della fine del blocco dei licenziamenti, eccetera. E poi viene la salute. Si spera che Draghi, con la sua managerialità, sappia programmare una campagna vaccinale funzionante. E queste sono le due speranze principali che hanno e nei quali confidano al governo. Il governo è sott'occhio, nel senso che tutta la popolarità che adesso non è detto che duri. Ripeto, ci sono state delle perplessità all'inizio ed è probabile che, passato l'entusiasmo, la luna di miele, si dice così, Sì, col sì. nuovo governo, queste perplessità tornino fuori se Draghi non riuscirà in fretta a fare dei provvedimenti significativi. Ha un compito molto difficile, diciamo la verità. Peraltro lei insomma ha citato svolta dal punto di vista economico, insomma oggi si parla tra le varie problematiche quella dell'ex Ilva, è arrivato l'appello di Confindustria a non chiudere l'area a caldo, una nuova sentenza del TAR di Lecce impone di fermare le attività più inquinanti degli stabilimenti di Taranto al massimo entro 2 mesi, insomma interrompere la produzione, dice la Confederazione, e la fornitura dell'acciaio prodotto a Taranto mette in seria difficoltà le intere filiere della manifattura italiana che ne hanno necessità. Dice appunto Confindustria oggi, sicuramente è una delle gatte da pelare, insomma, di questo nuovo governo, anche perché si trascina oramai da diversi anni. Però, professore, volevo sentire la sua opinione su una delle notizie che abbiamo dato su Flash News poco fa, insomma, l'uscita di Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute, il quale ha detto occorrerebbe un lockdown, un nuovo lockdown totale per 2, 3, 4 settimane. La replica più immediata è stata quella di Matteo Salvini, dicendo: ma prima di terrorizzare gli italiani, che parli con Draghi. Al di là della risposta sempre molto insomma, colorita e molto forte, insomma, da parte del leader della Lega, in generale si è fatto in qualche modo mente locale a quello che ha detto Draghi in questi giorni, quantomeno quello che è emerso da Palazzo Chigi. Draghi ha detto: parliamo delle cose che facciamo e che stiamo per fare, non parliamo di cose che vorremmo, che pensiamo di dover fare, che pensiamo sia giusto o sbagliato. È un po', no, la comunicazione che ha utilizzato quando era presidente della Banca Centrale Europea, insomma, ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulle loro attività, parlando esclusivamente di quello che avrebbero fatto e non di quello che pensavano fosse giusto, che dovesse essere fatto. E allora le chiedo da questo punto di vista se l'uscita di Ricciardi, che poi a leggere dai virgolettati sembra quasi che l'abbia presa in maniera un po' permalosa, insomma, io do consigli, ma se non sono utili mi faccio da parte. Andrebbe magari raccolto l'intero virgolettato per capire la risposta completa, ma al di là di come ha reagito Ricciardi, le chiedo se secondo lei, diciamo, un'uscita sicuramente forte come quella appunto di Ricciardi, e cioè fermiamo tutto per 4 settimane perché sennò rischiamo di tornare in una nuova ondata di contagio, va contro, diciamo così, le linee, che il governo Draghi in qualche modo ci ha fatto capire di voler seguire, oppure no?
Ma io non sono un tecnico, quindi non posso dire se Ricciardi abbia torto o ragione. So che molti suggeriscono che la cosa più importante adesso è la campagna vaccinale. So Sì. per certo da tanti sondaggi che gli italiani vivono con terrore un altro lockdown, sia dal punto di vista economico sia da un punto di vista personale. Poi se è necessario che lo facciano, lo giudicherà il governo, ma lo vivono con terrore. Naturalmente Salvini, come fa spesso, ha voluto riprendere il sentiment profondo degli italiani facendolo solo suo, i quali, ripeto, non apprezzerebbero un altro lockdown. Credono che sia più importante agire più tempestivamente con i vaccini. Questa è un po' la situazione. Chiaro? Quindi No, no, questa è stata. è assolutamente chiaro quello che ha detto. Intanto, insomma, arrivano ulteriori aggiornamenti, i nuovi dati, la mutazione anche più letale, parlo ovviamente della variante, inglese, in virtù di quanto dichiarato poco fa dall'Istituto Superiore di Sanità, rafforzare misure antivariante inglese in tutta Italia. Da casa arriva qualche commento, Mario dice Ricciardi si fa da parte, bravo, bella idea, quindi insomma dal suo punto di vista sarebbe opportuno. Invece Mauro scrive: gli italiani si aspettano miracoli che né Draghi né nessun altro può fare. È una frase, secondo lei, professore, che più o meno, insomma, dà l'idea di quello che sta accadendo? Cioè, forse ci sono troppe aspettative nei confronti del nuovo Premier? Beh, ce ne sono tantissime, effettivamente da lui ci si aspetta dei miracoli, è stato interpretato come l'uomo della previdenza, della provvidenza, scusate, capita. Sì, certo. Lui lo sapeva benissimo, cioè quando ha accettato sapeva perfettamente di essere vissuto così e quindi ci avrà pensato su bene, vedremo cosa potrà fare. È vero che da Draghi ci si aspetta il miracolo, cioè via la pandemia, tanti vaccini e niente lockdown. Se questa cosa sia possibile, vedremo se Draghi la sa fare. Ma peraltro io aggiungerei, professore, e lei se ne sarà accorto senz'altro, che insomma non solo gli italiani si aspettano tantissimo, cioè, ma la stampa estera si aspetta se ne è uscito insomma con diversi titoli, decisamente cioè, è stato un endorsement da parte della stampa estera nei confronti di Mario Draghi, anche se io qui leggo un passaggio di El País, che dice: quello che sembrava il punto più alto della carriera di Mario Draghi, e cioè il whatever it takes e la sua presidenza come BCE, insomma, è stato superato qualche giorno fa, quando appunto Draghi si è impegnato a raggiungere un obiettivo ancora più difficile: salvare l'Italia, una potenza industriale in declino che vive una perenne crisi politica, incapace di fare riforme, con un'economia che non cresce da 20 anni e indebitata fino al collo. Qui il paese ci va giù in maniera pesante, anche se effettivamente è un ritratto, è una fotografia anche abbastanza veritiera. Poi tendenzialmente è ovvio che se ne parlassimo in continuazione di queste cose, e parlare sempre di quello che non va andrebbe a finire male anche dal punto di vista delle vendite di giornale, non soltanto. Però insomma, questo è il ritratto dell'Italia che fa il paese. In generale la stampa estera si aspetta molto da Mario Draghi. Evidentemente, non so, professore, questo anche un po' per chiudere il nostro ragionamento e prima di salutarla e ringraziarla, a volte ci si dimentica in maniera un po' troppo facile che effettivamente insomma è una situazione molto molto complicata. Peraltro vedo che anche Pregliasco ha detto: Ricciardi ha ragione, serve un lockdown totale. Tornando a noi, la nostra situazione è complicata, è dura. Ai nostri problemi si è aggiunto il Covid. Aspettative sì, tantissime nei confronti di questa persona che ha accettato, quindi sa anche di che cosa si tratta, che cosa dovrà affrontare. D'altra parte, forse in questo momento è bene che ci sia lui. E questo ultimo aspetto, e cioè meno male che c'è Draghi, si può anche vedere in maniera adesso un po' diversa, ma forse no, l'operato di Matteo Renzi, professore. Prima accusato più o meno da tutta Italia, poi simpatico sicuramente non lo sarà, ma del fatto che abbia creato una crisi di governo nel peggior momento possibile, ma d'altra parte ha portato l'uomo che adesso tutti vedono come il salvatore.
Matteo Renzi, secondo un sondaggio pubblicato di recente, è quello che sarebbe uscito peggio dalla crisi, con una figura assolutamente sconquassata. In realtà non è così. Matteo Renzi ha dimostrato di essere una persona di rilievo nello scenario politico italiano e sicuramente ne sentiremo parlare ancora in futuro. Ha poco seguito popolare in questo momento, il suo partito viaggia attorno al 3%, ma ha sicuramente un futuro. Va detto che quello che dice il Paese non è del tutto sbagliato, Certo. però ci sono anche degli aspetti positivi sull'Italia. Abbiamo delle aziende che funzionano, abbiamo degli asset come la moda, ma anche certi asset industriali. Insomma, possiamo uscirne. Da questo punto di vista, per me che studio l'opinione pubblica, è interessante vedere come gli italiani, tutto sommato, siano ottimisti. Meno di un tempo, però la maggioranza dice comunque che ce la caveremo, che il futuro sarà migliore della situazione attuale e affidano tutte o molte di queste speranze in Draghi, anche in se stessi. C'è voglia di lavorare, c'è voglia di ricominciare, c'è voglia di fare. Quindi si può essere anche moderatamente ottimisti per quello che riguarda il nostro paese. Renato Mannheimer, grazie per essere stato qui Grazie. con noi, buon pomeriggio e a presto. Arrivederci.